Confermato Gipo Viani nel ruolo di direttore tecnico, la società rossonera affida la panchina a Paolo Todeschini. È un Milan ampiamente rinnovato, quello che affronta la stagione 1960-61. Arrivano tra gli altri Vernazza, Davide e Barison, mentre dal settore giovanile vengono promossi in prima squadra Giovanni Trapattoni, Sandro Salvadore e Mario Treppi. Ma l'acquisto più importante è quello del 17enne Gianni Rivera, una mezzala dal sicuro avvenire. In campionato il Milan sembra poter competere per la vittoria, ma due sconfitte nel finale consegnano il tricolore alla Juventus. José Altafini è il leader dei marcatori rossoneri con 26 gol. Nils Lidl decide di chiudere la sua carriera di calciatore, mentre Nereo Rocco, sul finire della stagione, fa il suo debutto sulla panchina del Milan nella Coppa dell'Amicizia.